Ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolan. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito. Rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido. E quanta strada che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò. Guarda la tua ruota, io ci sarò. Amici ascoltatori di Ultimo Chilometro, buon pomeriggio e ben ritrovati da Carlo Gugliotta con la nostra consueta diretta. Ovviamente come tutti i mercoledì dalle 18 alle 19 siamo insieme per raccontarvi il ciclismo alla radio. È terminata la settimana santa con la Parigi-Roubaix che si è appena disputata praticamente pochi giorni fa, e oggi sarà una puntata tutta dedicata sostanzialmente, almeno per la prima parte, alla Parigi-Roubaix, visto che è stata la regina delle classiche, visto che ero presente proprio nel velodromo di Roubaix nella giornata di domenica per raccogliere contributi. Tra l'altro quest'oggi sull'ANSA è uscito il lancio di agenzia proprio per l'appunto con le dichiarazioni del direttore del Tour de France Christian Prudhomme rilasciate ai nostri microfoni. Una grande soddisfazione per noi, così come una grande soddisfazione quella del corridore della BMC Hermans che ha vinto la Freccia del Brabante 2015. Il corridore della BMC si è imposto in solitaria sul traguardo del Belgio precedendo Michael Matthews della Orica Green Edge e precedendo il proprio compagno di squadra Philippe Gilbert, uno dei grandi favoriti per domenica l'Amstel Gold Race, la corsa olandese dopo la sua vittoria dello scorso anno. Da segnalare il quinto posto dell'azzurro Davide Rebellin, o meglio dell'arancione con la maglia CCC Sprandi Polkovice, e il settimo posto di Fabio Felline della Trek Factory Racing. Questo per quanto riguarda la corsa che si è appena disputata. Io voglio salutare tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming su www.lradio.it, ma io voglio ringraziare anche Mauro Cerminara di Gare in Rete, perché sul sito Gare in Rete ha inserito un plugin tramite il quale è possibile ascoltare Ultimo Chilometro attraverso lo streaming, attraverso il servizio di streaming audio. Quindi insomma basta semplicemente aprire il computer e vi ritrovate sostanzialmente la trasmissione da ascoltare. In tantissimi ci state già scrivendo sul gruppo Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, in tantissimi ci state scrivendo anche sulla pagina Facebook Ultimo Chilometro. Non sono in studio da solo quest'oggi perché c'è con me Giulio Aiello. Ciao Giulio, ben trovato Ultimo Chilometro. Ciao, buonasera a tutti. Allora, iniziamo un po' con questi commenti sulla Parigi-Roubaix, perché insomma è stata una corsa prima di tutto molto molto aperta, direi Giulio. Insomma, si è risolta praticamente in volata e la foresta di Arenberg non ha fatto sconquassi come ci si immaginava. Soprattutto perché mancavano gli atleti di punta come Cancellara e Tom Boonen, esatto. Tom Boonen, tra l'altro, che proprio in questi giorni si sta parlando del fatto che molto probabilmente andrà a correre il Giro d'Italia, mentre Mark Cavendish si concentrerà sul Tour de France. Quindi per la prima volta nella sua vita sostanzialmente Tom Boonen verrà al Giro d'Italia, e personalmente sono anche molto contento. Sarebbe stato divertente a questo punto magari vederlo sulle strade bianche, però ecco, non c'è la possibilità, diciamo, di vederlo all'opera su quei tipi di strade. Intanto allora, prima di tutto voglio salutare Delfin che quando è poco prima che partisse la sigla è andato a chiedere se noi ci siamo. Sì, noi ci siamo in diretta, cara Delfin, e so che ci sei anche tu. Saluto anche Alessandro, Fabio, questa sera a distanza ma sempre in ascolto. Grazie Fabio, grazie anche per il grande lavoro che stai facendo col Giro d'Italia di N-Bike. Saluto anche Sofia che ho avuto il piacere di ritrovare nella giornata
Nella giornata di sabato e di domenica proprio alla Parigi-Roubaix, così come anche Nathalie. Ci siamo, Carlo, ti ho visto lavorare tutto il weekend e, ti confermo che la puntata non è da perdere, e saluto anche Gigi che ci segue come ogni settimana in diretta dalla Sardegna. Saluto anche Carmela, Armando e tanti altri che ci state scrivendo, insomma, sul nostro gruppo di Facebook. Mi raccomando, continuate a interagire con noi, piano piano cercheremo di leggere un po' tutti i messaggi, perché siete veramente non tanti ma tantissimi di più. Allora, ovviamente ascolteremo tanti contributi audio, però abbiamo chiamato due opinionisti per commentare la Parigi-Roubaix. Uno, ce l'abbiamo già al telefono con noi, Alessandro Donati, ex corridore nonché direttore sportivo del GM Cycling Team. Alessandro, ci sei? No, ancora no. C'è solamente, per modo di dire, perché insomma uno comunque intanto già c'è, Guido Rubino di cyclingside.com. Ciao Guido. Ciao a tutti, presente. Allora Guido, iniziamo con te, insomma, ecco, a commentare questa Parigi-Roubaix. Prima di tutto, perché ti diamo subito un contributo importante dal punto di vista della tecnica, visto che il tuo sito è il sito leader per la tecnica della bicicletta, cyclingside.com. La Parigi-Roubaix 2015 dal punto di vista tecnico non ha offerto spunti interessantissimi rispetto al passato. Beh, diciamo, ormai si è studiato un po' di tutto, nel senso che comunque le biciclette riescono a supportare le fatiche della Roubaix senza avere accorgimenti troppo strani. Ci sono delle soluzioni, prima con le gomme più larghe, che ormai vengono usate già da diversi anni, che adesso sono condivise un po' da tutti quanti i team. Poi ci sono strade che sono dei telai particolari dal punto di vista geometrico o tecnico, proprio dei materiali, che permettono di assorbire un po' le vibrazioni. Chiedo scusa Guido, ma Delfin mi fa ridere, no? Perché praticamente mentre noi siamo in diretta, così che ci concentriamo, visto che il ciclismo è anche divertimento, visto che stasera non sono solo in studio, non può cantarmi la canzone di Jovanotti, Le tasche piene di sassi, ed è andata a mettere anche il link con il karaoke, mi sembra giusto. Abbiamo contemporaneamente al telefono, ecco, lo abbiamo raggiunto, uno che di Parigi-Roubaix se ne intende, perché ne ha corse tante con la maglia dell'acqua e sapone, e attualmente direttore sportivo del GM Cycling Team, Alessandro Donati. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. E insieme a te, ovviamente, come diciamo in precedenza, c'è anche Guido Rubino di Cycling Side. Alessandro, noi sappiamo che tu eri un tipo molto pignolo quando correvi. Prima della Parigi-Roubaix, che cos'è che non doveva mancare sulla tua bicicletta? Beh, innanzitutto le borracce, poi... Ma piene di acqua, spero, non di vino. No, di birra, no, scusa, no, perché per quelle latitudini... No, chiedo scusa, ma io in quei giorni che ero su ho bevuto più birra che acqua, quindi potete immaginare. Sì, anche i prezzi sono... costa più un bicchiere d'acqua che un bicchiere di birra. Veramente, veramente. Conviene bere birra. Un caffè costa più della birra, ragazzi, quindi è clamorosa questa cosa. E poi è ottima soprattutto la birra, senza nulla togliere a noi italiani, anche perché poi io personalmente bevo solo acqua Fiuggi, quindi ecco, lì non era disponibile purtroppo nei bar, quindi ecco, non potevo bere l'acqua. Sei un viziato. No, è che logicamente essendo sponsor della nostra trasmissione posso bere solo acqua Fiuggi. Comunque, diciamo, non devono mancare le borracce, e soprattutto cosa? Poi la bicicletta deve essere sicuramente messa a punto, soprattutto in quelle gare lì bisogna tenere una pressione delle gomme abbastanza basse, quindi io ero molto pigro sulla pressione, portavo le gomme a circa 4,5 atmosfere, quindi andando su strada si pensava che erano bucate, invece su pavè con questa pressione andavi molto meglio. Guido, questo è uno stratagemma che immagino anche altri magari avranno adottato. Io ho notato una cosa, che quest'anno in pochi hanno messo le leve dei freni del manubrio in alto. Uno che lo ha fatto è stato Stibar, che poi è arrivato secondo. Quella lì sicuramente è una soluzione che dipende anche dalle abitudini dei corridori. Per quanto riguarda la pressione, è vero, si tendono a portare pressioni più basse, c'è chi ha fatto gli studi sul rendimento delle gomme per arrivare, diciamo, a capire una pressione media
tenendo conto anche degli asfaltati che comunque vengono fatti, una pressione media efficace per tutta quanta la corsa, senza rimbalzare troppo sul pavé, ma essendo comunque efficace anche sui tratti di sci. Io prima, diciamo, di commentare un po' con voi la vittoria di John Degenkolb, voglio chiedere ad Antonio Romano, che è presente in regia, se è possibile ascoltare il primo contributo audio, vale a dire quello di proprio di John Degenkolb, per l'appunto, che insomma è stato colui che è riuscito a portare a casa la vittoria allo sprint all'interno del velodromo di Roubaix. Una vera e propria vittoria di squadra, oserei dire, Alessandro, quella di Degenkolb, perché comunque la Giant ha fatto delle azioni impressionanti, direi, anche il modo in cui Degenkolb è rientrato trainato letteralmente da un suo compagno di squadra, insomma, non è da tutti. Certo, diciamo che come squadra hanno ben individuato il modo in cui agire, hanno lasciato lavorare la Etix, che diciamo ha fatto il grosso, e loro si sono mossi molto bene proprio nei momenti migliori e hanno colto l'attimo e sono andati a vincere una bellissima gara con Degenkolb, che giustamente ha ringraziato poi tutti i suoi compagni, che sono stati anche fondamentali per la sua vittoria. Ascoltiamolo John Degenkolb in conferenza stampa, e in inglese dopo lo traduciamo. Yeah, when I turned professional with HTC and HTC stopped, I got from many people many people looked strange at me when I decided to go to a second division team, Skill Shimano. I think when I look back now, it was just the best decision what I've ever made. In I went to a team which was just founded, and we are really a bunch of guys which we are friends all together, and we are sacrificing ourselves, and we had a lot of hard days to go through, and we had a lot of success, of course, but also you have also some races where you really don't succeed, and but we still believed in us and tried to screw every thing what you can do better, and that's something what is really special, and this is not just this cobblestone is not belonging only to me, this is really an achievement of the whole team. And yeah, two monuments, huh? What the? Andiamo a tradurre. Questa è stata una vera e propria vittoria di squadra. Nel 2012, quando sono passato dall'HTC all'Argos Shimano, che era una professional, tanti hanno visto la mia scelta come una sorta di passo indietro. Invece non è stato così. Sapevo che in questa formazione avrei avuto tutta la fiducia che merito, e con i fatti abbiamo dimostrato che quella scelta è stata giusta. Siamo diventati una World Tour, abbiamo vinto tanto, e adesso due classiche monumento, ha detto a voce bassa. Insomma, ecco, e lì è partita anche un po' la risata compiaciuta da parte di tutti coloro che stavano ascoltando la conferenza stampa. Insomma, Guido, direi che comunque un vincitore molto importante, anche perché dopo la Milano-Sanremo arriva anche la Parigi-Roubaix, e la Germania ha vinto per l'ultima volta e unica nella sua storia, prima di Degenkolb, solo la prima edizione della Parigi-Roubaix. Sì, è stato, d'altra parte, insomma, noi lo sapevamo. C'è qualcuno di voi con la radio accesa? Non so se Alessandro o Guido, quindi chiediamo magari. Probabilmente io che sono all'aperto, quindi il sottofondo di Milano. Ah, il sottofondo di Milano, ok, perfetto. Esatto. No, ti dicevo, tutti quanti penso abbiamo visto quando c'era il gol nel finale davanti, abbiamo pensato ormai che la Roubaix fosse finita. È un corridore, è un velocista forte, oltretutto, che riesce a tenere questi sforzi così a lungo e arrivare nel finale di una corsa così impegnativa davanti, vuol dire che le gambe ce l'ha d'altra parte, quindi giusto, ha dimostrato appunto quindi che la Sanremo la Roubaix. Assolutamente sì. Guido, sappiamo che sei un attimo di fretta, quindi ecco, volevamo parlare anche un po' di Wiggins, però ecco, Wiggins oggi ha ufficializzato che il 7 giugno proverà ad ottenere il record dell'ora, quindi ecco, lui adesso ha terminato le gare su strada,
Però ecco, ti volevamo anche un po' interpellare così, insomma, su questa decisione, ecco, alla fin fine della Pinarello, di inserire questi ammortizzatori posteriori. Alla fine comunque si è dimostrato che, ok, sono comodissimi, però servono le gambe. Ma soprattutto volevo anche chiederti un parere su questa scelta dell'Unione Ciclistica Internazionale sulla possibilità di far testare i freni a disco. Sì, ormai l'aria già da qualche anno, ormai si è deciso di introdurli definitivamente nel 2017, lasciandoci questo tempo qui di test. Il test avverrà ad agosto e settembre per le due gare a scelta delle squadre, e poi tutto l'anno prossimo si potranno provare i freni. Adesso non so bene in quante occasioni, comunque insomma c'è, cioè, per arrivarne tranquillamente sicuri per il 2017. Le normative verranno rispettate da tutti quanti i produttori e l'efficacia dei freni c'è. Poi in questi giorni, proprio su Cycling Insider, ne stiamo parlando, scrivendo una sorta di dossier, analizzando un po' la questione da tutti i punti di vista, anche Challenger, perché comunque qui si tratta di cambiare i guanti, se si monta i freni a disco. Però l'efficacia c'è, a livelli di peso il problema per ora non sussiste proprio, perché comunque il limite dell'UTI è di 6,8 kg, quindi anzi, casomai vanno appesantite le biciclette. In termini di sicurezza un vantaggio c'è, perché la frenata rimane più costante anche in caso di discese molto lunghe. Io la vedo come una cosa positiva, insomma. Bene, bene, quindi assistiamo naturalmente anche a questo, che è un po' un cambiamento epocale nelle biciclette. Io saluto Guido Rubino, però chiedo ad Alessandro di rimanere ancora con noi. Guido, ti leggiamo su cyclingside.com, a presto. Grazie, ciao a tutti. Tra un rosa e un giallo. Alessandro, ma quando tu andavi in Belgio avvertivi la pressione mediatica prima della Parigi-Roubaix? L'abbiamo perso, Alessandro? Ah, ok, lo ricontattiamo. Nel frattempo però chiedo ad Antonio se è possibile ascoltare l'audio di Matteo Trentin. Caro Giulio, lo abbiamo raggiunto, Matteo Trentin, il giorno prima della Parigi-Roubaix, un Etics Quickstep che sente molto la pressione su di sé, però questa volta comunque è riuscito a ottenere un altro secondo posto alla Parigi-Roubaix, questa volta con Stibar, dopo il secondo posto ottenuto al Giro delle Fiandre. Ascoltiamo Matteo Trentin. Ah, Matteo Trentin, prima di tutto una domanda che molti tifosi vorrebbero farti: com'è correre senza un faro come Tom Bonen? Si sente la sua mancanza? Ma sai, Tom è stato negli ultimi probabilmente 10 anni, sì, 10 anni, un po' il faro di questa corsa, non solo per noi ma anche per gli avversari, quindi sicuramente cambia, ma in realtà la nostra tattica con o senza Tom è sempre la stessa, perché comunque è sempre provare a vincere, è sempre comunque fare un finale da protagonista e provare a portare a casa la corsa. Ah, si parte con un unico capitano, Terpstra, oppure cercherete di giocarvi più carte, e quali sono anche i tuoi ruoli, squadra? Ma dal Fiandre sicuramente abbiamo visto che Terpstra e Stibar sono i corridori più in forma e probabilmente i corridori che potranno fare l'accelerazione sul pavé. Poi abbiamo Vandenberg, mi metto dentro anch'io, che possiamo comunque dire la nostra o magari essere davanti in appoggio per i momenti più importanti. Vediamo, perché comunque, come si è sempre visto in questa corsa qua, è aperta mille soluzioni e noi vogliamo essere in tutte mille. Senti, si sente particolarmente la pressione mediatica prima del Fiandre e prima della Roubaix per la vostra squadra rispetto alle altre gare? Ma sai, essendo italiano, non potendo leggere i giornali o ascoltare il TG, non è che mi pongo più di tanto il problema, perché comunque sui giornali sicuramente non si parla d'altro, ma tanto non capisco cosa scrivono, quindi non mi stresso più di tanto. Alessandro Donati, tu la sentivi la pressione mediatica su in Belgio, nel nord della Francia? Ma no, io non la sentivo affatto, neanche la squadra, eravamo sempre tranquilli, nonostante avevamo un corridore come Luca Paolini, eravamo tranquilli, anzi avevamo la carica del pubblico belga o francese che sia, che lì è davvero pauroso. Ecco, in una delle Parigi-Roubaix che hai corso, tu hai chiuso nei primi 20, ma poteva andare anche meglio, perché sostanzialmente i vostri piani erano un po' diversi. Ecco, raccontaci un po' quell'edizione della Parigi-Roubaix. Sì, diciamo che io
ero partito a fianco del mio capitano, che era Luca Paolini, quindi ho dovuto svolgere comunque un lavoro di gregariato sia nella prima parte sia nella metà della gara, e dopodiché non è stato facile stare dietro. E poi Luca ha alzato bandierina bianca, io diciamo che ho tirato dritto fino all'arrivo, cogliendo un bel piazzamento, e sono arrivato anche con il gruppetto che si è giocato la volata del decimo posto. Quindi, nonostante abbia sprecato delle forze nella prima parte, sono riuscito ad arrivare comunque con i primi al velodromo. Assolutamente sì. Alessandro Donati adesso, ecco, famosissimo ovviamente in Belgio, visto che chi va a correre lì anche solo una volta viene molto ricordato a quelle latitudini, però adesso comunque il tuo impegno principale è quello di essere direttore sportivo del GM Cycling Team, la squadra di Gabriele Marchesani, che tra l'altro dovrebbe anche essere in ascolto, quindi salutiamo anche il presidente. Da domani c'è un ritiro per il GM Cycling Team in terra abruzzese, chiaramente terra, diciamo, dove il GM Cycling Team ha sede, e poi si parte per la Croazia. Tu sarai in ammiraglia insieme ad Alessandro Spezialetti, altro direttore sportivo, per guidare la squadra, una squadra che piano piano sta sempre più prendendo forma, direi. Certo, innanzitutto saluto anche io il presidente. Niente, domani i ragazzi si raduneranno a Farafiro Rumpetri all'hotel Sant'Eufemia, dove svolgeremo dei lavori, dei test di valutazione, e anche per ritrovarsi un po' insieme, per stabilire un po' tutti i piani per i prossimi mesi. Per l'occasione partiremo anche per il Giro di Croazia, dove, visto che abbiamo trovato la giusta quadratura, siamo sicuri che i risultati adesso arriveranno, come sono arrivati in Slovenia con il secondo posto di Fortin e il sesto di Parra. Assolutamente sì, direi insomma che stanno arrivando sostanzialmente delle soddisfazioni per il GM Cycling Team, un grande riscontro anche dopo la coppia Bartali, insomma Filippo Fortin che ha chiuso al nono posto, insomma ce la può fare Filippo Fortin a togliersi per la prima volta la soddisfazione di ottenere una vittoria tra i professionisti? Ma certo sì, Filippo è in netta crescita, l'ha dimostrato strada facendo. Comunque non solo lui è in crescita, tutta la squadra, anche i nostri colombiani Hernandez. Io credo che forse Filippo aveva patito un po' il passaggio del diventare professionista, perché poi è passato con delle squadre molto importanti, forse anche troppo insomma, quindi magari gli era mancata anche un po' di fiducia che ha trovato col GM Cycling Team. Sì, sicuramente la fiducia, poi l'ambiente, sono tante cose che devono essere messe insieme per far sì che l'anno vada nel migliore dei modi. Noi con i gradi al capitano lui si sente più importante, diciamo sta facendo vedere il suo reale valore, e speriamo che nelle prossime gare possa raggiungere il massimo risultato possibile, per noi sarebbe il massimo. E io ne approfitto per salutare e ringraziare anche tutta l'Europa Ovini, che è l'azienda abruzzese produttrice di arrosticini, prosciutti, salumi e salsicce, e lo so che tanti hanno già l'acquolina in bocca a quest'ora, e che esporta questi prodotti tipici del Made in Italy in tutto il mondo. Europa Ovini è anche sponsor di Ultimo Chilometro, ricordiamo che Europa Ovini utilizza solo materie prime scelte accuratamente di altissima qualità. Potete inviare una mail all'indirizzo europaovini@gmail.com oppure telefonare lo 0871 390179. Grazie ad Alessandro Donati, a presto. Ciao, grazie a tutti. Rido imprecando. Allora, prima di dare la linea alla pubblicità, io direi di ascoltare l'intervista che siamo riusciti a fare proprio per eccellenza, quella col direttore del Tour de France, Christian Prudhomme, in esclusiva al microfono di L Radio. Quindi ascoltiamo il direttore del Tour de France che commenta la Parigi-Roubaix.
Christian Prudhomme for LA Radio. A great race today for the giant Alpecin, and Roubaix is the king of the classics. Yes, it's the first time since 1896 that a German rider wins Paris-Roubaix. It was the first time, first edition of Paris-Roubaix in the 19th century, and now it's 119 years after John Dingotcom, who is a very good rider, who won Milano-San Remo a few weeks ago, who was second here on the track on the Vélodrome 1 year ago, who is a very nice guy, not only a very good rider, but a very nice guy. At the very beginning, many people thought he was a sprinter, and only a sprinter. No, he's a great rider, a champion of the classics. He won the Paris-Paris Tour. He won last year. He won in March Milan-San Remo, now Paris-Roubaix. So, very good rider, and it is also the win of a team. It was amazing and very nice to see all his teammates wanting to shake hands with him, wanting to give him a big hug. It was very nice. We will watch the cobblestones on the Tour de France. Quintana said in next days, in last days, that cobblestones are okay for him. I hope for him. I don't know. We'll see in July. Okay, we will see the Tour de France in Italy next year. You'll see in October, as you know. Okay. On the third week of October. Thank you. Era da più di un secolo che un corridore tedesco non vinceva la Parigi-Roubaix. Degenkolb è riuscito a ottenere il massimo risultato dopo Joseph Fischer, che fu il primo uomo ad ottenere il trionfo in questa corsa. Queste sono le parole del direttore del Tour de France, Christian Prudhomme, al nostro microfono. Ha anche affermato: Degenkolb è un grande vincitore, un uomo molto simpatico, un ottimo atleta. Molti dicono che John sia uno sprinter, ma ha dimostrato di essere molto di più. È un grande cacciatore di classiche. Ha vinto la Parigi Tours, ha vinto la Milano-Sanremo e ora anche la Roubaix dopo il secondo posto dello scorso anno. Ma è stato soprattutto bellissimo vedere il grande lavoro di squadra e la gioia che la squadra ha dimostrato qui all'interno del velodromo. Riguardo Quintana, che ha testato il pavé del Tour, ha affermato Prudhomme: spero per lui che si trovi bene, spero che non sia una bugia, vedremo. La tappa del pavé sarà impegnativa, gli uomini di classifica dovranno limitare i danni. Per quanto riguarda la tappa del Tour de France in Italia, noi gliel'abbiamo chiesto: caro Prudhomme, ma la tappa del Tour in Italia l'anno prossimo ci sarà o non ci sarà? E Prudhomme ci ha detto: vedrete a ottobre. Quindi noi aspettiamo il mese di ottobre per sapere se l'anno prossimo magari ci sarà una tappa del Tour de France in Italia, chissà. Noi tra poco ci dobbiamo fermare, dopo la pausa pubblicitaria potremo ascoltare degli altri contributi. Chiedo a Antonio magari se è possibile ascoltarne un altro prima della pausa. Ascoltiamo l'intervista con Coren de Koert, corridore poi tra l'altro che è olandese, sempre della Giant Alpecin, che è un compagno di squadra per l'appunto di John Degenkolb. Coren de Koert, ascoltiamo. Coren, a great victory today for Giant, the second monument of this year. Yes, that's right. We hadn't won a monument before yet with the team, and now we took San Remo. It's already an incredibly big victory, and we were really happy with it. But we knew there was still more possible, and this is John's favorite classic, I think. It's probably a close tie between San Remo and Roubaix, but he really wanted to win this one. And I think this is the victory of the team, because all the team was near the podium. Yeah, exactly. We did a really good job, I think, with the team, and when you see how John treats us then after that, he wants us all up there on the podium with him, that shows that he's really happy with what we've done, and that makes it really nice for us to really go 100% for John, and you know he really appreciates it. Did you believe yesterday to do this race? I believed it, yes. It was still almost a little bit of a dream, but I believed it was possible, and yeah, it's really nice that we do it then. Coren de Koert è molto felice al nostro microfono, insomma lo ha dichiarato ampiamente
John ha vinto, abbiamo realizzato il nostro sogno, abbiamo vinto due classiche monumento, dopo la Sanremo siamo riusciti a ottenere anche questa importantissima vittoria. Queste sono le parole dell'olandese della Giant Alpecin, classe 1982, che abbiamo intervistato proprio all'interno del velodromo di Roubaix. È stato bellissimo per noi ottenere questo successo e festeggiarlo insieme a lui. Siamo riusciti a fargli coronare questo bel sogno. Ieri, prima della Parigi-Roubaix, sognavo che la corsa di oggi fosse proprio come si è disputata, quindi posso dire che ho realizzato anche un mio sogno. Siamo partiti con la consapevolezza di fare bene e siamo stati premiati. Ci fermiamo, pausa pubblicitaria, poi ritorniamo ancora con l'ultimo chilometro. Danze, danze. La bici a Roma è Cicli Castellaccio. Castellaccio è rivenditore esclusivista per la capitale dei marchi più prestigiosi. BMC, Time e Cervelo. Unico Red Point a Roma per l'abbigliamento Castelli ed è esclusivista per le ruote Lightweight e Corima. E poi caschi, occhiali, assistenza tecnica e officina meccanica. Insomma, tutto ciò che occorre per la tua bicicletta. Cicli Castellaccio è a Roma in via delle Vigne Nuove 618. Telefono 06 87 14 99 46. Cicli Castellaccio, il punto vendita di fiducia dei ciclisti della capitale. Vivia distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Vivia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077 36 32619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è purezza, è Vidia. Vidia distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari e per il trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Tuta, scarpe da tennis, lettore MP3. Amore, vai a correre? No, vado in cucina a bere acqua Fiuggi. Il vero benessere inizia con acqua Fiuggi. L'acqua che da sempre, grazie alle sue proprietà depurative, aiuta gli italiani a stare bene. Acqua Fiuggi, il tuo percorso verso il benessere. Europa Ovini produce prosciutti stagionati, salsicce e salumi che vende in Italia e in Europa. Rinomata è la produzione di arrosticini e porchetta. Inoltre vende formaggi preparati con cura artigianale e con materie prime accuratamente scelte. Cosmo Bike Show, la nuova grande fiera internazionale della bici a Verona Fiere. Dall'11 al 14 settembre 2015 l'universo della bicicletta si ritrova a Verona. Visita il sito www.cosmobikeshow.com e vieni a conoscere i tanti espositori e gli eventi. Cosmo Bike Show, enjoy the bike world. Luca ha la distrofia muscolare Duchenne. È una malattia incurabile e causa la graduale distruzione del tessuto muscolare. Papà, ma anche il cuore è un muscolo. Invia un SMS al 45504. Sostieni Parent Project Onlus. L Radio, il tuo essere quotidiano. Usiamo una GF01, è una bici particolarmente confortevole, adatta per lunghe distanze, e il telaio appunto è adatto a sostenere le sollecitazioni in una gara come questa, e anche per un cicloamatore è un telaio perfetto per utilizzare per lunghi giri e avere un comfort unito a una bici comunque molto performante.
Oh, volevamo lanciarlo, però è partito per errore l'audio che abbiamo registrato, l'ultimo che abbiamo messo da parte, con Manuel Quinziato. Manuel Quinziato ha sostanzialmente descritto la BC BMC che il team della BMC per l'appunto ha utilizzato durante la Parigi-Roubaix. Ricordiamo per l'appunto poi tra l'altro che potete trovare anche questo tipo di bicicletta presso il negozio Cicli Castellaccio, che è rivenditore esclusivista per la capitale proprio del marchio BMC. Ricordiamo che si trova a Roma in via delle Vigne Nuove al numero 618. Come diceva Manuel Quinziato, sostanzialmente è un tipo di bicicletta, quello che ha utilizzato la BMC per la Parigi-Roubaix, molto comoda soprattutto per le lunghe distanze e chiaramente anche per le sollecitazioni poi naturalmente che arrivano sostanzialmente. Ricordiamo che Cicli Castellaccio è rivenditore esclusivista per la capitale dei prestigiosissimi marchi BMC, Time e Cervelo, nonché unico Red Point a Roma per l'abbigliamento Castelli ed esclusivista per le ruote Lightweight e Corima. Quindi tutte le bici BMC è possibile trovarle in via delle Vigne Nuove al numero 618, telefono 0687149946, e ricordate che Cicli Castellaccio è il punto vendita di fiducia dei ciclisti della capitale. Io ringrazio Delfin per i complimenti e tutti coloro che ci stanno facendo i complimenti. L'unica cosa che non mi piace di Prudhomme è la risata alla francese, afferma scherzando sul nostro gruppo "Io ascolto il ciclismo alla radio". Tra l'altro iscrivetevi in tanti sul nostro gruppo, interagite con noi, così come anche sulla pagina Facebook di Ultimo Chilometro, perché insomma siete sempre sempre tantissimi. Nel frattempo io mi auguro anche che tantissime persone ci siano nel fine settimana del 2 e 3 di maggio per la Gran Fondo Fiuggi Valerio Agnoli, e noi abbiamo al telefono l'organizzatore Mauro Soscia. Ciao Mauro, ben trovato a Ultimo Chilometro. Ciao Carlo, chiaramente sono uno dei due organizzatori, condivido appunto questa incombenza con il mio collega e sodale Gianni De Santis. Che salutiamo perché anche sì, lui è un nostro ascoltatore, certo. Sì, assolutamente. Lo salutiamo, visto che mi ha incaricato di questa incombenza. Io sono emozionatissimo e quindi chiedo scusa in anticipo se ogni tanto prenderò delle strade diverse, insomma. Ma ecco, no, ma il l'emozione. Trucco c'è sempre, perché prima di entrare in diretta bisogna bere un bicchiere di acqua Fiuggi. Lo abbiamo fatto, poi tra l'altro abbiamo bevuto acqua Fiuggi anche ieri durante la conferenza stampa di Omar Di Felice. Potete trovare le foto anche sul nostro gruppo di "Io ascolto il ciclismo alla radio". Diciamo questo perché per l'appunto il marchio Fiuggi è presente, è un po' il minimo comune denominatore tra noi di Ultimo Chilometro e la Gran Fondo Fiuggi Valerio Agnoli, per l'appunto che si disputerà il 3 di maggio. Dicevamo, sarà comunque un weekend vero e proprio, anche perché il giorno precedente, il sabato, ci sarà invece una cronometro, il Memorial Severa, che va in onda Antonella Severa. Sì, Antonella, esatto. Severa, esatto, che va di scena praticamente per il secondo anno. E insomma è molto importante perché è un cronometro dove tutto il ricavato andrà in beneficenza, ricordiamo per l'appunto l'organizzazione del Roma Team con la regia di Gare in Rete dietro. Tra l'altro saluto anche tutti gli amici di Gare in Rete, perché insomma ci stanno seguendo attraverso lo streaming audio. E poi il giorno seguente ci sarà per l'appunto la gara di Fiuggi, la Gran Fondo Fiuggi Valerio Agnoli. Sì, infatti vi è anche un collegamento tra le due manifestazioni, visto che la manifestazione appunto Memorial Antonella Severa, io ho avuto la fortuna di conoscere Antonella quando era ancora tra noi, e praticamente è organizzata dal mio amico Marco Severa, e abbiamo realizzato appunto questo insieme di manifestazioni, anche se abbiamo messo un po' in crisi la cittadina di Fiuggi, perché invaderemo con le biciclette la cittadina per i due giorni, ma in qualche maniera abbiamo collegato i due eventi, perché i primi classificati della crono di il sabato, se iscritti alla nostra gara, avranno un accesso nella griglia diciamo d'onore della manifestazione, insomma. Quindi abbiamo realizzato questo piccolo collegamento tra le due manifestazioni, oltre naturalmente ad essere collaborativi gli uni con gli altri, perché tutti e due lavoriamo per lo stesso scopo, che è poi lo scopo per cui lavora anche, tu l'hai citato prima, il Fiuggi Convention Bureau, ovvero l'ente che sta promozionando un po' tutte queste attività
turistiche legate allo sport che portano in giro per il mondo il marchio della nostra cittadina, il marchio della nostra acqua Fiuggi. Assolutamente sì, tra l'altro ecco, prima di una domanda per te Mauro, volevamo prima di tutto ecco, specificare il fatto che Granfondo Fiuggi Valerio Agnoli quest'anno diventa un evento portante per Fiuggi, perché per l'appunto l'evento principale del ciclismo a Fiuggi sarà la tappa del Giro d'Italia, l'arrivo Grosseto Fiuggi e la partenza del giorno seguente Fiuggi Campitello Matese, quindi sarà un grandissimo, una grandissima due giorni di sport per la città di Fiuggi, e da questo punto di vista la Granfondo si pone proprio come evento principale proprio per lanciare questo evento, perché per l'appunto insomma ci sarà anche la possibilità per chi si iscriverà alla Granfondo di avere degli sconti poi per tornare a Fiuggi. Assolutamente sì, diciamo che noi siamo un piccolo aperitivo se vogliamo dal punto di vista ciclistico rispetto alla manifestazione del Giro d'Italia che ci sarà di lì a poco, e sì, mi hai appunto dato l'assist per parlare di queste convenzioni che sono state messe in campo appunto dal Fiuggi Convention Bureau, che permetterà appunto a chi si iscrive alla Granfondo di Fiuggi Valerio Agnoli di, oltre ad ottenere appunto delle condizioni particolari sia a livello di alberghi e sia anche a livello proprio della singola iscrizione, perché tu non sai che all'interno del pacchetto l'iscrizione della Granfondo ha un costo che è quello proprio di inizio iscrizioni, proprio perché abbiamo voluto in qualche maniera incentivare coloro che soggiorna a Fiuggi. E altre caratteristiche particolari: chi soggiorna a Fiuggi in quasi tutti gli alberghi, vorrei dire tutti, ma poi temo di essere smentito, abbiamo richiesto ed ottenuto il day checkout, cioè la possibilità per chi prende appunto una stanza di tenere questa stanza anche fino alle 12 del giorno della gara, in modo da poter fare la doccia direttamente nella stanza dell'albergo, quindi di avere appunto questo piccolo contributo. Bisogna però terminare la crono entro la gara entro quell'ora, bisogna essere un po' veloci. No, li aspettano anche fino alle 8 di sera. Ah, vabbè, allora come immaginavo, ospitalità perfetta da parte di Fiuggi. Tra l'altro io stesso ho avuto modo di pedalare più volte nella città di Fiuggi, certo è dura perché non c'è un metro di pianura, però anche questo ovviamente piace molto ai cicloamatori. Quest'anno lo è ancora di più, mi ha dato ancora una volta l'assist, ecco, per parlare della novità della Granfondo di Fiuggi Valerio Agnoli di quest'anno, che è appunto quella dei percorsi. Come molti sapranno, a dicembre, parto da lontano, del 2014 abbiamo organizzato insieme a Vincenzo Nibali e a Valerio Agnoli un evento alla Certosa di Trisulti, un monumento tra i più conosciuti della nostra zona, che era in penoso decadimento, insomma, un po' dal punto di vista della manutenzione, un po' come tutte le cose italiane purtroppo. E c'è stato appunto un grido d'allarme raccolto da un gruppo di persone, gli amici della Certosa dei Risulti, che hanno coinvolto appunto Valerio e Vincenzo a diventare testimonial di questa raccolta fondi e soprattutto del poter far entrare questo monumento tra i monumenti gestiti dal FAI, dal Fondo Ambiente Italiano. Siamo riusciti a fare entrambe le cose, nonostante una tremenda nevicata il giorno in cui avevamo questo evento, che però non ha impedito lo stesso tutto l'entusiasmo, la gioia di trascorrere una mezza giornata insieme a Valerio e Vincenzo all'interno della Certosa dei Risulti. E la Certosa è entrata a far parte del FAI, quindi abbiamo ottenuto lo scopo appunto che ci eravamo prefissati, e abbiamo ancora di più voluto testimoniare la vicinanza alla Certosa dei Risulti cambiando appunto il percorso. Quest'anno la nostra Granfondo si chiama in un modo specifico, unico, non sarà più riproponibile questo nome, si chiama Ernica, perché passa appunto nelle zone erniche appunto della Certosa dei Risulti, di Colle Pardo, Vico del Lazio, quindi abbiamo un po' stravolto i percorsi e purtroppo anche induito, se vogliamo, leggermente, visto che tu parlavi di durezza. Ma almeno, stando a giudicare appunto dai feedback di chi ha fatto i percorsi in questi giorni, che ha provato i percorsi in questi giorni, sicuramente molto più belli e molto più coinvolgenti. Oh, nel frattempo facciamo un passo indietro, perché siccome Giulio qui in studio con me è un cronoman, voleva farti una domanda per l'appunto proprio sulla cronometro invece del Memorial Antonella Severa.
Bene, mi auguro di poter rispondere perché non sono un grandissimo tecnico. Sentiamo. Probabilmente i cicloamatori all'ascolto vorrebbero sapere un po' il percorso della crono, come si articolerà, se sarà pianura, sali, scendi. Perché è difficile poi trovare pianura a Fiuggi. Bravo, bravo. La tua risposta è esatta. Praticamente il percorso si articola all'interno della cittadina, appunto, di Fiuggi, con tutta una serie di sali scendi, più sali se vogliamo che scendi, visto che è una grano scalata. Diciamo che parte la grano parte dalla parte bassa di Fiuggi e attraversa un po' tutta la parte bassa di Fiuggi. E poi appunto si inerpica sul colle, insomma non è una salita tremenda certamente, ma insomma non, per capire non si nulla, arriva insomma. Dove c'è il Grand Hotel? Si arriva dove c'è il Grand Hotel, ah esatto. Vabbè, quindi sì, comunque è una salita lunga ma abbastanza pedalabile, assolutamente comunque, ecco, sì, sì, assolutamente sì. Pedalabile, infatti diciamo che sì, ecco sì. Per chi è abbastanza allenato è una salita pedalabile, ecco, forse per me è un po' meno pedalabile. Io intanto ringrazio Mauro Soscia, grazie per essere stato in collegamento telefonico Ultimo Chilometro, avremo modo di risentirci chiaramente per la Gran Fondo Fiuggi. Valerio Agnoli, a presto. Siamo a disposizione, grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori, buona serata. Io voglio salutare Elvira Pagliaroli e tutti gli amici della Vidia SRL, società che distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule e accessori per una vasta gamma di utilizzi e di macchinario del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Ricordiamo che Vidia distribuisce non solo all'ingrosso ma anche al dettaglio, quindi è una delle aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo a offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali per ogni cliente, anche per l'appunto al dettaglio. I contatti sono lo 0773 632619 e il sito è vidiasrl.com. Ricordate che il vetro è purezza, è Vidia. E allora, andando avanti un po' con la nostra scaletta, abbiamo ancora due telefonate sostanzialmente da fare, insomma, ecco, comunque domenica, ricordiamo, continuano le classiche, c'è una classica che non è monumento, perché l'Amstel Gold Race non rientra tra i monumenti del ciclismo, però Giulio, diciamo che Gilbert, anche dopo il terzo posto di oggi, può partire comunque come favorito numero uno. Sicuramente, perché in passato l'ha vinta più volte. Esatto, quindi poi anche diciamo che l'esperienza poi in una classica come l'Amstel conta molto, proprio perché per l'appunto non è facile stare davanti nelle strade olandesi. Facendo un passo indietro invece sulla Parigi-Roubaix, vorrei anche un tuo parere su Sagan, perché insomma l'abbiamo visto molto nervoso nelle fasi finali della corsa, ma ancora una volta un Sagan che comunque non riesce a centrare un obiettivo con una grande classica. Questa volta diciamo che è stato anche abbastanza sfortunato, perché gli è capitata una foratura negli ultimi chilometri, perciò ha dovuto dar fondo alle energie per rientrare nel gruppetto assolutamente, di sì. Cui faceva parte. Intanto la Nippo Vini Fantini partirà con Cunego come capitano per l'Amstel, sarà il capitano unico, sarà presente anche la Bardiani CSF, insomma anche quindi il Green Team porterà alto il nome dell'Italia, tra l'altro da un punto di vista se non altro prettamente dei numeri. Nella seconda parte della campagna del Nord l'Italia dovrebbe teoricamente avere più possibilità di vincere rispetto alla prima parte, se non altro perché appunto ci sono più corridori adatti alle COT, no? A queste salite che sono non troppo lunghe, sono salite diciamo abbastanza brevi, però sono molto molto complicate per l'appunto, ricordiamo domenica l'Amstel, poi mercoledì la Freccia Vallone e domenica prossima la Liegi-Bastogne-Liegi, e da lì poi inizierà sostanzialmente il conto alla rovescia verso il Giro d'Italia che partirà il 9 di maggio, ricordiamo per l'appunto con la cronometro a squadre, la prima tappa che ci sarà a Sanremo. Questo per quanto riguarda il Giro d'Italia, quindi ormai siamo proprio nel pieno sostanzialmente della stagione. A proposito di Giro d'Italia, tra poco parleremo di Giro d'Italia di N-Bike, perché per l'appunto
non dimentichiamo che L Radio è anche media partner del Giro d'Italia di N-Bike. Insomma, il Giro d'Italia di N-Bike ha ottenuto un altro successo nella giornata di Pasquetta e quindi saremo molto felici di parlarne. Intanto Delfin ci dice: sono già le 18.50, sta trasmissione è troppo breve, lo ripeto, dovremmo stare una giornata intera a parlare di ciclismo. Delfin, lo so, insomma, ecco, qualora riuscissimo a trovare le risorse, perché no, saremmo molto felici, assolutamente. Quindi magari cercate di darci una mano anche in questo, se sarà possibile, no, scherzi a parte, cerchiamo di fare quello che naturalmente è possibile per la nostra trasmissione, soprattutto per raccontare il ciclismo alla radio, visto che, ricordiamo, siamo l'unica trasmissione in Italia che parla di ciclismo alla radio. Allora, abbiamo due ospiti in collegamento telefonico per quanto riguarda il Giro d'Italia di N-Bike. Al telefono con noi, prima di tutto, abbiamo l'organizzatore del Giro d'Italia di N-Bike, Andrea Leoni. Ciao Andrea, ben trovato. Ciao Carlo, ben trovato anche a te e a tutti gli amici di L Radio. Oh, allora, un ennesimo successo, dicevamo mentre ti chiamavamo, per il Giro d'Italia di N-Bike, perché nella giornata di Pasquetta si è tenuta la tappa della Corsa Rosa all'interno dell'autodromo di Imola, un grande successo di partecipanti. Eh sì, un grande successo di partecipanti e di pubblico. Tra l'altro era anche la prima tappa del Paracycling Italian Tour, quindi anche questa nuova manifestazione che abbiamo cercato di portare in Italia a livello sperimentale quest'anno, quindi devo dire che siamo stati molto contenti per questa prima tappa. Ecco, diciamo che come è nata l'idea di correre in un autodromo? Innanzitutto il comitato organizzatore, quindi l'amico Scazzieri, ha voluto portare a Imola la tappa del Giro e chiaramente quando ci ha proposto Imola gli abbiamo anche detto: ma perché non utilizzare l'autodromo, così anche i ragazzi possono così un po' sbizzarrirsi, tranquillità anche, perché l'autodromo non ha problemi di traffico, non ci sono incroci, e insomma, tra l'altro l'autodromo di Imola, non so se tu l'hai mai visto, l'hai mai fatto personalmente, ma fa anche un bel percorso abbastanza, insomma, insidioso. Purtroppo non ho avuto modo di farlo personalmente, però proprio per questo, caro Andrea, abbiamo contattato chi lo ha fatto e anche bene, l'autodromo di Imola, ovvero Diego Colombari, che è la prima maglia rosa del Giro d'Italia di N-Bike. Ciao Diego, benvenuto a Ultimo Chilometro. Ciao, un saluto a tutti. Allora, Diego Colombari, già campione italiano, si aggiudica la prima tappa della sesta edizione, che ha preso il via dall'autodromo internazionale di Imola in un clima assolutamente di festa. Insomma, quindi una giornata di sport, sano agonismo e festa per tutti. Più di 100 iscritti e tra l'altro 91 gli atleti che hanno portato a termine la gara. Quindi insomma, anche da questo punto di vista, dal punto di vista numerico, è stato un successo per il Giro d'Italia di N-Bike. Diego, raccontaci un po' di questa tua vittoria, perché ecco, soprattutto parlavamo del percorso, ecco, un autodromo, ok, tutto piatto, però è bello esigente come percorso. Sì, diciamo che comunque l'autodromo di Imola, in confronto ad altri autodromi, non è tutto piatto, c'è una due salitelle, tra cui la prima, mi sembra quella delle acque minerali, si arriva a una pendente del 9%, quindi anche abbastanza impegnativa, già solo fatta con la bicicletta normale, però a forza di braccia sicuramente è ancora più dura. E quindi era sicuramente un palcoscenico molto importante. Sono contento della maggior presenza di atleti in confronto magari a alcune tappe dell'anno scorso, quindi è un successo proprio a gonfie vele. E poi diciamo che quest'anno nel Giro d'Italia in bike è stato anche inglomerato il primo Paracycling Italian Tour, quindi dove c'è anche altre forme di bici, altre, come dire, ciclismo per disabili sotto altre forme, tipo la bicicletta normale che viene pedalata da chi magari ha un problema alla gamba, un problema a un braccio, quindi proprio ha abbracciato a 360 gradi la disabilità sotto forma di ciclismo. E quindi il circuito è impegnativo, sono riuscito a tenere una media abbastanza elevata, perché abbiamo concluso con i 32 di media, quindi abbastanza elevato. Contento. 32 di media non è poco, insomma. No, anche perché considerando che comunque io non l'avrei mai detto, però in un circuito di automobilismo pensavo fosse abbastanza protetto dall'aria, invece c'era anche
un mucchio di vento che, come sempre, quando sei in bicicletta te lo trovi o in salita oppure te lo trovi comunque contro, quindi è anche abbastanza impegnativo per quello. Il prossimo appuntamento con il Giro d'Italia di Enbike sarà a Pavia il prossimo 24 maggio. Diego, ovviamente cercherai di difendere la maglia rosa. Beh, certo, una volta che uno l'ha presa è un sogno che uno spera sempre di avverare. Una volta che ce l'hai, stringi i denti e sicuramente la maglia rosa ti dà quel qualcosa in più per andare ancora più forte. Io il Giro d'Italia l'avevo vinto 2 anni fa. Fortunatamente quest'anno posso rifarlo perché i miei impegni me lo consentono e quindi cerchiamo di onorarlo al meglio, sicuramente cercando di vincere anche quella tappa lì. Poi, oh, credo che Andrea Leoni sia contento naturalmente di sentire queste dichiarazioni. Andrea, io però una piccola curiosità ce l'ho, siccome ecco, il ciclismo è anche festa. Posso chiederti chi è che sceglie le madrine del Giro d'Italia di Enbike? Perché l'anno scorso è Ellen Hidding, quest'anno insomma le scegliete sempre molto molto bene. Guarda, di tutta questa parte se ne occupa Fabio, che evidentemente ha buon occhio e ha buon gusto. Io glielo dico sempre a Fabio, ha ottimo gusto, lo direi. Sì. Tra l'altro, riallacciandomi velocemente a Diego, che ha vinto giustamente 2 anni fa la maglia rosa, mi ricordo la sua finalissima a Firenze, quando ho vestito la maglia rosa si è anche presentato con una bellissima parrucca bionda, quindi magari anche quest'anno potrebbe essere un'idea qualcosa. Per fare il Tour de France potrebbe essere un'idea per fare mai. Il... infatti. Ma bisogna naturalmente applaudire tutti coloro che partecipano al Giro d'Italia di Enbike, naturalmente partecipate sempre in tantissimi anche come pubblico, perché è una vera e propria grandissima festa anche con tantissimi sponsor, naturalmente tutti privati naturalmente, che sostengono il Giro d'Italia di Enbike. Ringraziamo sempre. Sì, lo sottolineiamo sempre, perché anche noi poi tra l'altro andiamo avanti solo con sponsor privati, quindi se non fosse per loro saremmo chiusi anche noi. Grazie ad Andrea Leoni e a Diego Colombari per essere stati in collegamento con grazie noi, ci sentiremo ancora per il Giro d'Italia di Enbike, a presto! Ok, grazie a voi. Siamo in chiusura per quanto riguarda questa puntata di Ultimo Chilometro. Io saluto anche tutti coloro che ci hanno ascoltato in replica su YouTube, grazie a Giulio Aiello. Grazie a te. Arrivederci. Ci sentiamo naturalmente la prossima settimana, mercoledì. Non ci sarò io in studio, ci sarà Alessandro Malagesi al mio posto. Però vi saluto, ovviamente io sarò presente in collegamento telefonico. Buona serata a tutti, da Carlo Gugliotta. Ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo.